amici. Ci voleva, dai, come state? Buonasera, buonasera a tutti. Oggi ho intenzione di raccontarvi cose serie, però quando mi ispiro, io vado in giro per posti ameni. Sono capitato in un cimitero e ho letto una lapide meravigliosa, diceva: qui giace la mia amata suocera. Signore, accoglila con la stessa gioia con la quale io te la mando. Direi che sono momenti giusti in un momento di spavento come questo, che voglio dire, è un momento storico particolarissimo. Quindi noi siamo diventati più fobici. Che cos'è la fobia? È la paura. E adesso io voglio spiegarvi quante siano le fobie dalle quali siamo affetti. Tutti quanti ne conoscono le più immediate, le più elementari, ma per esempio l'agorafobia. Agora è una parola greca che vuol dire piazza, fobia è la paura della piazza, paura degli spazi aperti. C'è gente, credetemi, che non ha il coraggio di uscire di casa. E come ogni fobia ha il suo opposto, la claustrofobia. Sapete cos'è la claustrofobia, no? È piove, fa freddo, ho finito la birra, è notte e io decido che esco, perché sono un uomo coraggioso a cercare la birra. Esco, piove, -7, sono vestito da mester, un po' mester, un po' Kung Fu Panda, arrivo finalmente davanti al bar e il bar della birra è chiuso. Io ho un attacco di panico. Ecco che cos'è la claustrofobia. La verità è che ce ne sono di talmente assurde che mi diverte poterne parlare con voi. Però una fiducia nei miei confronti è tutto vero. Sapete che cos'è questa fobia qui, l'anatidiofobia? Sapete che cos'è? Ci credete? Che c'è gente che va dal medico? Al medico? In America, in Nord America, in Canada, c'è gente che va dallo psicologo perché c'ha paura, pensa, dice che c'ha un'antifobia, cioè è convinto che da qualche parte, in un punto imprecisato, un'anatra lo stia fissando. Quindi se tu pensi che sia il caso di pagare un medico, perché sei convinto che da qualche parte, ripeto, in un punto imprecisato, c'è sta un'anatra che ti fissa a te, tu probabilmente andrai in comunità prima che andare da un medico del genere. Perché no? No, fermi. Buoni, lo facciamo, adesso lo facciamo. Perché la verità è un'altra. Se tu pensi questo, tu stai sottovalutando l'anatra. Perché tu pensi che l'anatra, nella vita sua, non c'ha un cazzo da fa, che sta tutto il giorno così, in un punto imprecisato, affissa a te. Ma l'anatra c'ha i cazzi suoi, oh. L'anatra fa una vita difficile, l'anatra c'ha la bocca strana, c'ha i piedi a papera, c'ha il culo per terra. Signori, l'anatra sembra Valeria Marini che si è persa all'Ikea, c'ha i suoi problemi. Non tocchiamo l'anatra, pensiamo invece alla nostra follia. Guardate la prossima. Atomosofobia. L'atomosofobia, sapete che cos'è? È facile, è la paura dell'esplosione atomica. Pensate che c'è gente nel mondo che è convinta, pensa e dice: secondo me, se a me mi scoppia una bomba atomica sotto casa, è possibile che tipo io mi cago sotto. No, gentile amico, perché la fisica insegna che se ti scoppia una bomba atomica sotto casa, tu prima te caghi sopra, poi a discesa a pioggia te caghi sotto. E su questo siamo d'accordo, perché è la scienza, è la fisica che ce lo conferma. Però la verità, adesso tu hai paura della bomba atomica. La bomba atomica è il tuo problema? E la cazzo di papera che fine ha fatto? Signori, questa è una paura importante. La prossima, guardate la fobia della gente, la chipofobia. Guardatemi negli occhi uno per uno, guardatemi anche a casa negli occhi. E fate finta di non saperli niente. Io ho un bambino piccolo che adoro, Raffaele, e abbiamo la fortuna di avere una piccola casa al mare sulla riviera del Conero, e tutte le mattine andiamo a fare delle lunghissime passeggiate sotto il sole, perché deve imparare a soffrire da quando è piccolo, ragazzi. Quando si disidrata gli do da bere. Passiamo in questo splendido posto e passiamo davanti ai Sassi Neri. I Sassi Neri è una storica oasi nudista fondata negli anni 50. Bellissimo, un patrimonio. L'unico problema è che i nudisti sono sempre quelli degli anni 50. Ci stanno delle mummie in fin di vita che scrocchiano di osteoporosi facendo il gioco del pisello che fa l'ombra se sono maschi. Ma c'hanno tipo 90 anni, sono patrimonio dell'UNESCO. E poi dopo, quando vedi le donne, non, cioè, qua, vista l'età,
dei nudisti, tu non sai mai se sullo scoglio è una medusa o è la tetta di una vecchia. Cioè, devi prestare attenzione. In quell'occasione mi sono cadute le chiavi della macchina e ho fatto così. Ho sentito dentro di me la chipofobia. Ho detto, Raffaele, a me sta macchina non mi è piaciuta, ma vaffanculo. Compriamosene un'altra, gli ho detto. E a papà, e a Raffaele, ne compriamo un'altra? E adesso, un'elegante botta di cultura. Sappiate che il latino e il greco sono felice di averli studiati perché so cosa dico quando parlo in italiano. Guardate questa. Cacofobia. Non pensate male. Non subito gli stitici che si offendono. No, no. Cacofobia è una parola greca. Kakos è brutto. Kalos è bello. Kakos è brutto. Quindi se tu guardi uno e dici ammazza quanto è brutta, fa cacà, non è volgare, signori, è greco.